complessità nella cucina io non ne vedo. La cucina per me è una cosa semplice, è un po' come la vita, no? Ed è secondo me un peccato complicarsi la vita. Nel senso che sono per l'immediatezza, la semplicità e la verità. Queste qua erano anche un po' le tre parole che avevo come parola d'ordine nel 2017, dall'inizio del 2017. Verità, semplicità e biodiversità. Biodiversità, che è un concetto che è saltato fuori parecchio, pensavo di essere uno dei pochi a conoscerne il significato, invece molti poi con Expo eccetera hanno sfruttato e hanno giustamente sfruttato in senso positivo questa grande prerogativa che ha l'Italia, che è quella della biodiversità. E grazie anche a questa biodiversità è ancora più facile avere un atteggiamento giocoso nei confronti della cucina. Cosa intendiamo per atteggiamento giocoso? Sicuramente un approccio serio al gioco, come se volessimo proprio insegnare, essere un po' dei puericultori a questo punto, e andare in una direzione che lega il passato che si sta dimenticando. Questo è un po' il mio viaggio, però mi piace pensare che sia un po' un trend ormai, e ultimamente anche dalle ultime edizioni di Identità Golosa è saltato fuori questa cosa, il viaggio, il ricordo, la radice. Sono sempre state un po' cose che hanno fatto le fondamenta del mio progetto gastronomico. Il cibo perduto, tutto quello che le nostre nonne conoscevano per esigenza e per bisogno, perché i nostri antenati recenti andavano nei campi a raccogliere le erbe spontanee perché non avevano i soldi per comprare altro e quindi facevano una cucina immediata, veramente a chilometro zero. Non erano dei proclami, ma era un'esigenza di vita, e da lì è nato qualcosa di favoloso, che è il patrimonio della nostra cultura gastronomica regionale. Grazie al fatto che l'Italia è lunga, questa biodiversità arricchisce un cuoco che vuole avere la curiosità di scoprire nuovi mondi. Noi qua abbiamo Beppe, che è pugliese e ha una proposta molto ampia, ma è legato anche lui alle sue radici, per cui salta fuori molto questa cosa. E io ne ho sempre fatto una pietra di volta del mio progetto gastronomico, che rimane comunque semplice. Io sono per i tre elementi, sono per non appesantire, per non andare a ricoprire la preparazione, il piatto, l'idea iniziale con delle piccole variazioni è quella che poi sarà il piatto definitivo, ecco. Ed è un po' un progetto a spirale, perché nasce nella Bassa Padana, dove
dove nasco io, San Zenone al Po, Costa dei Nobili, paese di cuochi, San Zenone, Pianariva natia per un grande dello sport, del giornalismo sportivo, ma anche inventore forse del giornalismo enogastronomico in Italia insieme a Veronelli, che è Gianni Brera, e anche zona che ha dato i natali anche a Gualtiero Marchesi, eccetera, eccetera. Per cui la spirale inizia da lì, inizia dalla cucina povera lombarda e si arricchisce dalle esperienze della vita, dal viaggio, da tutto quello che in qualsiasi posto io vada, porto sempre a casa qualcosa, un'idea, un profumo, una sensazione, un colore, un odore che poi metto in qualche modo perché mi piace pensare di poterlo riproporre. Ecco. Sostanzialmente la mia idea è un po' questa.